ho detto Oggi c'è prima, questa musica che è è bellissima, troppo cioè, sono messo che potente. ballo, c'è cioè il cuore, il pancreas, tutti i miei organi Sì, il interni che gomito ballano. grosso, mamma. Veramente, veramente, veramente. Allora, qua noi vi diamo, diciamo, il benvenuto perché si fosse Post sintonizzato pubblicità. in questo momento. Noi siamo in Livigni e Livigni, questa è Radio Time, abbiamo ospite il nostro amico Carlo Comito. Hai pensato? Che Ho Carlo Comito riflettuto, che ho ho riflettuto. pensato, mi sono sferniciato. Ti sei Sfirniciato, hai capito? sferniciato, Sfirnicia, voce del questo è verbo rniciare. Esatto. Allora, noi ti abbiamo chiesto, hai un aneddoto da raccontarci che ti ha spinto a fare di questa tua Mestiere. passione un lavoro? Questo mestiere. Ricordiamo Sì. intanto Io qual è, di cosa stiamo parlando. sono un pittore, faccio l'artista e faccio il pittore. Yes. Oggi faccio anche la stand art, anzi volevo approfittarne per pubblicizzare il mio nuovo spettacolo Ah, che non approfittarne non si può assai. fa, Non se fa, se approfittarne fa, se fa, assai. se fa. Va bene, No, facciamolo, no, 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 facciamolo. fa, Vabbè, no, dai, non lo fa, dai, visto che hai fallo. posato 50 euro, la possiamo Non si fare, dice, Giuseppe, non si dai. dice, Ah, non si anche questo è dice. l'anticipo. Allora. Sporting Village, via Carlo Pervier, Bonagia, giorno 3 agosto, ore 22, serata organizzata da Trump Spettacoli, Sì. serata di stand art, appunto organizzata da Nino e Roberto Bonanno della Trump Spettacoli. Lo In spettacolo cosa come si chiama? consiste? Come si intitola lo Lo spettacolo? spettacolo si intitola Rewind, Rewind. Rewind, E bella, che quindi. quindi, di che cosa tratta lo spettacolo? Se per lo spettacolo di Sand Art, Sì, è ho che cosa voluto racconti? racconto la storia dell'uomo dagli indiani d'America fino ai nostri giorni. Cioè, com'è articolato? Come si svolge lo spettacolo? Cioè, quindi tu attraverso le immagini che Sì, costruirai su il questo mio pannello. amico fonico Robby DJ è lì con la sua strumentazione che mi manda, ecco, dei brani musicali e io su quei brani musicali vado a realizzare questi quadri che prendono forma, si smontano, poi si rimontano, visti tutti in una chiave abbastanza romantica, ma non troppo, seriosa, ma non troppo, a volte anche comica e bizzarra. Ah, ma non troppo, ma non troppo. Nel Esatto. senso che Poi volevo, è ecco, tutto. ringraziare anche il mio direttore di produzione Giusy Cusimano, che è lì ogni giorno a sopportarmi durante le prove e che mi fa dei piccoli appunti, piccole correzioni, ma alla fine, cioè, Te sei siamo discolo, dici la sicuri di. verità, sei un po' indisciplinato durante le Sono prove. estroverso, È indisciplinato camorroso. e camorroso, bravo, hai detto bene, hai Come detto si dice in bene. Francia. Allora, ci dici come nasce la tua passione per l'arte in generale, Poi poi ritorniamo torniamo alla. sull'argomento dello Sì. spettacolo dando le informazioni che servono, biglietto, dove acquistare il biglietto, eccetera, eccetera. Ma dici, la tua passione come nasce? La passione per l'arte ce l'hai o non ce l'hai, nasce con te. Yes. Però se c'è Scusa, scusa, qualcosa che. mi sta prendendo il video da dietro e si vede la papatina, la tigna qua. Paladin. Cioè, cerca di evitarlo, non è il montaggio. Hai capito, Tifa? Cioè, taglia quel Oliver, momento in cui si vede qua la. Perché mi dà. c'è proprio Giusy Cusumano che sta Cioè, Giussi, facendo le cosa che riprese con salutiamo, l'iPad che. mi sta Stai riprendendo studiando. anche il tattoo a Marco. Ma sta facendo tu, Marco, ma cioè. non avevi Ciao, ciao. una nave tu Sì, tatuata avevo la sulla spalla? nave, non Sì, è sai. affondata. Allora, ci dicevi quindi, eri. Ecco, L'aneddoto che ti ha l'aneddoto, spinto. potrei ricordare una suora, una mia maestra, ecco, di scuola elementare.